Bene, eccoci qui, Giorgio, dovevi chiudere il discorso sulla Lega Pro, ci avevi detto tutto, ti è sfuggito qualcosa? No, diciamo, l'infusione del Prato è stata di Dotti sullo 0-0, che è stata determinante comunque sicuramente anche a livello psicologico sulla partita. Questa partita, Bruno, si è giocata sabato veramente in un clima torrido proprio al Quinto Ricci. Si prevede comunque, e poi nella partita di ritorno non è previsto il pubblico delle grandi occasioni a Prato. Questo potrebbe essere un vantaggio a Lungo Bisenzio perché i tifosi stanno contestando la proprietà da diversi mesi del presidente Toccafondi, che oramai non è più molto amato in terra toscana. Il Questo nome è programma già, tocca a fondo, cioè programma. ma scusate, da diversi anni lui comunque ha mantenuto il Prato nei professionisti. Certo, i tifosi forse adesso si aspettano qualcosa in più, chissà. Diciamo, dopo la tua profezia, Giorgio, che non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a Prato, io prevedo almeno 25-30 mila persone e prevedo una vittoria del Prato per 3-0. Insomma, stai migliorando in qualità di gufo, Giorgio. Però non ci sento. Complimenti. Allora, ragazzi, qualche SMS. Dunque, ma Daniela e Pietro Paoli, dove sta? Signori, allora, inquadriamo Daniela e Pietro Paoli, se no non sono contenti. Allora, ecco, alza la manina, Daniele, fatti vedere. C'è. Daniele, mi presti quel maglioncino? È lui. Vieni Simone, te lo presto. Bruno, pensavo di essere il peggior addetto stampa, non il peggior calciatore. Quel titolo spetta a Riccardo Soldati. Fortunatamente non c'è Riccardo Soldati. Va bene, allora, signori, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Penso che adesso è arrivato il momento anche di cominciare a vederci qualche immagine. E allora, l'avvenimento di ieri per noi è stato Anzio Biagio Nazzaro. Vediamoci il servizio regia. A distanza di 6 stagioni dal doppio confronto vincente con gli abruzzesi del Mosciano, l'Anzio tornerà a giocarsi nuovamente una finale playoff di eccellenza. Dopo il 2-2 della gara d'andata a Chiaravalle, gli uomini di Catanzani hanno dovuto soffrire fino al 96esimo minuto, recupero compreso, per domare gli ostici marchigiani della Biagio Nazzaro e firmare il visto che li porterà in provincia di Firenze per dare l'assalto alla Serie D. Esattamente come 7 giorni prima, decisivo per le sorti dei neroniani è stato l'acuto di Paolo Loria al 18° centro stagionale, abile a sfruttare una furbata del proprio capitano ed a metter dentro la palla dell'1-1 definitivo nel tripudio generale. Al Bruschini una benevola brezza marina stempera parzialmente il primo caldo e buon per i padroni di casa che Santoni non sia freddo abbastanza nel battere Rizzaro dopo 2 minuti. L'Anzio reagisce immediatamente però. Al sesto Fatati lascia sul posto Medici ed innesca Loria, tiro parato da Lombardi. Passa 1 minuto, calcio d'angolo di Barile, Pucino svetta e coglie il palo. La sfera rintanza beffarda lungo la linea bianca dei marchigiani e termina dalle parti di Lauri, che conclude a botta sicura, ma il numero uno della Biagio Nazzaro respinge quasi miracolosamente. Nel primo quarto d'ora si vede il volto migliore dell'Anzio. Minuto numero 9, calcio di punizione di Lauri dalla tre quarti. Gli ospiti attuano malamente la trappola del fuorigioco e Piccheri, in precario equilibrio, conclude fuori da 2 passi. Al 16° Loria si mette in proprio, ma anche in questo caso Lombardi c'è. Gli ospiti si fanno vedere più per leggerezze altrui che per propri meriti. Al 31° del Lazio sbaglia il disimpegno in uscita. Giampieri serve il cavaliere che sporca i guanti di Rizzaro. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo accade poco altro. Le squadre si studiano guardinghe e sembrano voler rimandare alla ripresa ogni discorso, se non che, poco dopo il 45esimo, Leonardo Rossini vede un corridoio centrale, lo sfrutta senza che nessuno tamponi e serve nello spazio cavaliere. Il destro del centravanti non lascia scampo al portiere Ansiate. Ad inizio secondo tempo, chi si attende un immediato moto d'orgoglio dei padroni di casa resta deluso. Sono anzi gli uomini di Malavenda a giocare con maggior profitto il pallone, mandando spesso fuori giri i neroniani, pur senza creare occasioni significative fino al 12°, quando un corner del solito Rossini per poco non regala il secondo dispiacere di giornata all'Anzio. L'acuto di Fatati, 5 minuti più tardi, sembra estemporaneo e non fa male agli ospiti. Serve dunque un episodio benevolo e la sorte, vestiti i panni dell'ingenuo Medici, lo regala al 27°. Il terzino, già ammonito, non si accontenta di lasciare ai biancoazzurri un corner inevitabile, ma scalcia da dietro D'Amato.
Per il rivedibile Sanzo di Agrigento il terzino rossoblu può andare sotto la doccia. La superiorità numerica restituisce entusiasmo e convinzione agli uomini di Catanzani, che due minuti più tardi, confatati, mettono guida nelle condizioni di timbrare il cartellino, ma il centrocampista sciupa così. Poco male, perché da un'astuta intuizione del capitano, al 32esimo nasce la rete del pareggio. Barile se ne va in dribbling ai margini dell'area ospite e viene messo giù. L'arbitro assegna il calcio di punizione che il numero 8 batte velocemente servendo in profondità a Loria, che a tu per tu con Lombardi riesce a spezzare l'incantesimo. I restanti 13 minuti più i 6 del maxi recupero concesso dalla giacchetta nera siciliana, altalenante e non priva di sbavature la sua direzione, poggeranno su qualche ripartenza ansiata e malamente sciupata, su una gestione del possesso palla non sempre impeccabile e soprattutto su un ultimo grande brivido al 48esimo, quando su corner del solito Rossini Santoni spreca così la palla della vittoria. Passa invece Lanzio ed alzi la mano chi l'avrebbe detto a inizio stagione, quando al Bruschini ci si dibatteva tra mille difficoltà e proprio tra le avversità si è invece forgiato un grande gruppo. Prossimo ostacolo il San Donato Tavarnelle, che ha domato i ravennati del Massa Lombarda. Corsi e ricorsi storici, come la Biagio Nazzaro, anche i toscani hanno chiuso al quarto posto il loro campionato per poi aggiudicarsi i play-off contro avversari sulla carta più quotati. Come il club di Padron Rizzaro, anche i fiorentini 12 mesi fa retrocessero dalla Serie D ed ora possono subito provare a riprendersi un posto nell'elite del dilettantismo nazionale. Sarà un doppio confronto durissimo ed aperto a ogni pronostico, ma l'ansia è più vivo che mai e da uomini come questi ormai è lecito attendersi qualunque impresa. Bene, grazie ai colleghi di Rete Oro, noi abbiamo fornito le immagini, il buon Andrea Dirichs ha fornito l'audio, insomma la collaborazione è sempre benvenuta, non si sarebbe mai detto, vero Gianni? Ah, tempi addietro no. Tempi addietro, invece adesso siamo riusciti a scalfire. Le cose cambiano, le cose cambiano, ci si invecchia e quindi cambiate un pochettino. Siamo riusciti a scalfire certe resistenze. Allora io direi anche di vedere qualche foto, se la regia è disponibile. Ecco qui qualche foto fatta da un fotografo che non riusciamo, di cui non riusciamo a scorgere il nome. Tu leggi lì sotto, Francesco? No, francamente no. Francamente no, allora ecco, foto francamente no, c'è scritto. Sì, non sei neanche capace di scrivere una cosa su una fotografia praticamente. Sono le foto di Francesco Cenci, ragazzi, che si diletta. Allora Francesco, mentre vediamo le foto, tu le hai viste? Voglio ricordare ragazzi Genzano, che ancora stanno aspettando il foto racing del sport in Genzano. Allora lo facciamo apposta a ricordarle. Se l'hanno pagate. Briga di ammetterle, questo è il gol di Loria, giusto? Sì. Allora Francesco, dove entra il campo la partita è stata uguale a come l'abbiamo vista noi fuori o l'hai vista? Questo è il palo di Cucino? Questo è il doppio palo di Cucino. Sembra gol. Questa è la torsione prima dell'impatto di Cucino. E questa poi la fase successiva. No, questa è un'occasione dove Doria non è arrivato sul pallone, sul cross del Lazio. Flavio, io a un certo punto prima della partita ho visto una telecamera piazzata, diciamo, dentro al campo, che poi è andata via questa telecamera. Francamente, poi ho guardato bene, era Natalino Lauri che ha ripreso dall'interno del campo l'ingresso e qualche immagine. Io speravo che fosse il ruolo che avevi destinato ad Alessio Piccheri, quello. No, quello te lo tiene stretto, con Natale Lauri ci ha seguito tutto l'anno. Torniamo in studio per cortesia. Tutte le nostre partite, anzi, è stato sempre utile, ci ha fornito la possibilità di rivederci. Alessio, per altre 3 settimane me lo tengo ben stretto lì dietro, pure perché, come ben vedi, ci sono dei momenti in cui queste partite sono talmente equilibrate, andiamo a affrontare delle squadre comunque ottime, si è visto il livello, e vengono risolte poi da quelle giocate d'astuzia che siamo qui a parlarne per 2 ore, se la palla è ferma, se la palla è giusta dove l'ha battuta, ma quella palla è quella che ci ha permesso di viaggiare verso la Toscana. Scusa, una cosa ha detto giustamente Dirichs, una cosa in precampionato, io onestamente ne so un pochettino perché inizio l'anno parlavo anche io con Lanzio di queste cose, il precampionato nessuno dava Lanzio come una favorita
per arrivare ai playoff o vincere il campionato, quindi bisogna fare molti complimenti sia al direttore che all'allenatore che sono riusciti a fare effettivamente un'impresa. Adesso sembra quasi scontato che l'Anzio si stia giocando questi spareggi, ma loro sono veramente meritato, perché la partenza del precampionato era veramente difficile, c'erano molti dubbi, molte cose, loro sono stati bravi invece a creare qualche cosa che li ha portati dove sono adesso, e speriamo che arrivano insomma fino in fondo. Caro Gianci, Radio Mercato si sta interessando anche di te. In che senso? Ci sono notizie che sei ricercato dalla Pridia, dal Cinzia. Ma ricercato? È la parola giusta, ricercato. Dalla Pridia, dal Cinzia e dal Civitavecchia. Qual è la destinazione preferita? Non ci casca questa tua provocazione, non ci casco. Io veramente ho parlato pure con lo sport in Genzano prima, con il presidente, quindi abbiamo una cosa molto ampia. Stai allargando il giro delle cose. Allarghiamo. Va bene, signori, qualche messaggio non fa mai male. Ma vedo che la tecnologia è migliorata qui. Abbiamo questo telefono che è tecnologico. Ormai fa parte del folklore. Ma lo dicono tanti. No, complimenti, che riesce anche a leggere. Ho una brutta notizia. Sembra che per il mio compleanno, che sarà domenica prossima, te compri un telefono. Il 29, ho captato che i miei figli mi vogliono comprare un telefono nuovo. No, non volevo fare, no, assolutamente no, non devono farmelo. Tutto vero quello che hanno detto il presidente e il mister ed i calciatori, ma ciò che ha reso possibile il salvataggio dello Sporting è stata l'assenza del gufo nelle ultime due partite dello Sporting. Un saluto a tutti da Franco, si firma? Franco il cameraman, Franco, questa ce la pagherai. Grande impresa dello Sporting Genzano, da Manzo calciatore di categoria superiore. Questo è uno che deve fare qualche visita oculistica. Va bene, continuiamo così, ragazzi. Allora, come gestirai queste settimane che mancano? Adesso la stagione è inoltrata, sta andando avanti, Flavio. Hai detto bene ieri, insomma, temperatura che a un certo punto era abbastanza torrida, oggi è tornato il fresco, però si gioca il 5 e 12 giugno, giusto, vero? 5 e 12 giugno, le temperature sono torride, i marittimi, come hai visto, vanno mantenuti alti, quindi non è assolutamente facile, sembra che non esce mai fuori il pallone. Il tempo passa velocemente mentre giochi queste partite e oltretutto c'è una tensione che va gestita. Quello che ho dalla mia è sicuramente che da inizio anno abbiamo uno staff compatto, quindi ognuno sa quali sono i suoi ruoli, il prof penserà alla parte atletica insieme a Salafia per i portieri, io sull'aspetto tecnico, ma è normale che di questi periodi prediligo più il discorso di lasciarli più scarichi possibili e lavorare tanto sul campo, pure perché tutto quello che abbiamo fatto in queste due partite, la maggior parte delle situazioni sono scaturite da calci piazzati, sia i gol dell'andata che del ritorno, li avevamo un po' studiati, quindi anche loro penso che avevano studiato noi, perché tutte le situazioni erano molto simili per metterci in difficoltà, quindi andremo a lavorare molto sul campo, cercando il più possibile di studiare l'avversario e capire dove possiamo fargli male. Ma il gol che hai fatto non l'hai studiato, Guida ha fatto una cosa eccezionale, quello non ci posso chiedere che hai studiato. Bruno ha fatto la partita di andata, fu una cosa che a me diede un fastidio enorme aver subito 5 punizioni in cui ce l'hanno battute, due volte gli hanno annullato un gol per fuorigioco alla partita di andata, ci battevano le punizioni mentre noi eravamo girati, quindi in settimana ho detto almeno una volta di farlo noi, ed è stata la situazione in cui... Quindi è stata studiata pure quella. Intanto... Non è stata studiata, però non era proprio casuale. Intanto, Flavio, è arrivato un messaggio della nostra corrispondente, che ringraziamo, Nadia Restani, su Facebook, che invito a mettere in visione. Francesco, andiamo a leggerlo, perché cominciano ad arrivare anche i suggerimenti. Leggilo, Francesco. Abbiamo chiesto notizie del San Donato da Tavernelle e questa è la risposta. Il San Donato è una delle big del calcio di eccellenza della Toscana ormai da qualche anno, è reduce da una retrocessione della Serie B, ma negli anni precedenti ha vinto una coppa di eccellenza regionale, è arrivata una volta seconda e una volta prima. Quest'anno considera, dopo il ritorno in categoria, la squadra è stata rivoluzionata, nuovo DS, nuovo allenatore e due soli giocatori confermati dall'anno passato, i difensori Frosati e De Simone. Il team di Ercolino, lo scorso anno a San Gimignano, ha quindi trovato difficoltà nella prima parte della stagione, conquistando pochi punti alle prime gare. La squadra però è trascinata dal giocatore simbolo
l'italo-colombiano Diego Cubillos, fantasista e talentuosissimo già in Serie D, ha pian piano ingranato la marcia giusta, fino a sfiorare addirittura il primo posto a 4 giornate dal termine, fermata da una inopinata sconfitta casalinga con il Porta Romana. Nel frattempo ha perso la finale di Coppa Italia. Nel finale di stagione ha quindi puntato tutto sui playoff, vincendo prima in trasferta con la Bucinese in rimonta dopo tempi supplementari, quindi battendo davanti a oltre 1200 spettatori il favorito Montevarchi, nonostante i quasi 1000 tifosi valdarnesi presenti al match. Decisivo un grande inizio di partita con due gol in 7 minuti e poi un grande controllo del match davanti alle reazioni del Montevarchi. Gioca con il 4-3-3, a volte 4-3-1-2. Gran bel centrocampo con Galbiati regista e Gherardoni, preso a dicembre dalla D, che è uno dei due intermedi. Cioè, Wikipedia, cos'è? Quale? Il problema è che poi... di difesa, ex Siena e Poggibonsi, giocatore espertissimo. Poi davanti hanno Vanni, alternato spesso a Bandini. Non sono una squadra di grandissimo tenore agonistico, ragionano di più e giocano abbastanza bene. Cara Nadia, grazie mille. E chiaramente a questo punto ci aspettiamo anche qualche filmato, giusto... Flavio? Sì, mi preoccupo perché è grossa intenditrice, già sul Biagio Nazzaro era stata lei ad aver dettato delle linee che poi abbiamo precisamente riscontrato nelle Marche. Ma c'è il patentino, l'allenatore, questo che è pericoloso, mi sta attenti. Attento. Può insidiare sì. Sicuramente diciamo qualcuno. Allora, Giacinto... Scusa, Bruno, Colazioni fu protagonista l'anno scorso della promozione in Lega Pro con il Siena. Questa squadra San Donato Tavernelle l'anno scorso era nel girone della Flaminia Civita Castellana e della Viterbese e retrocesse, della Flaminia Civita Castellana e dei Rieti, scusate, retrocesse senza fare i play-out perché non ci fu la forbice sufficiente per disputare gli spareggi salvezza. Quindi, Tavernello? Tavernelle, San Donato Tavernelle. Ti piacerebbe? Allora, Giacinto, diciamo, affrontiamo l'argomento Cinzia. È presto ed è chiaro che adesso avete staccato la spina. Però, insomma, a livello societario come stanno andando le cose? Quest'anno, diciamo, tantan parlavano di grosse difficoltà a livello societario. Grosse difficoltà, diciamo che se l'ultimo giorno, veramente. Beh, quanto riguarda la società, sapete bene che la Serie D è un grosso impegno perché... Considera che quest'anno ci sono 8 trasferte in Sardegna, media 6.000 euro, noi per fare i conti in tasca, quindi già 50.000 euro ripartono solo con le trasferte. C'è un contributo della federazione? Il contributo della federazione, sì, sono 20.000 euro, 10 l'anno a Natale e 10 50, a... Insomma. Però, ok, ma che prevedi, insomma? Cioè, un'altra stagione? Prevedo che... Intanto noi siamo arrivati secondi perché la squadra ha giocato sempre con, anziché 8, dico 4 in età di Lega, noi abbiamo giocato sempre con 6 età di Lega. Quindi siamo arrivati, abbiamo superato il Budoni, siamo arrivati secondi. Quindi c'è anche questo contributo. E a proposito di questo voglio darti ragione, Giacinto, perché ci ha mandato un contributo audio un corrispondente dalla Sardegna, Costantino Ciudino, che ha assistito alla gara di ieri a Budoni. Regia, se siamo pronti, mandiamo in onda questo contributo filmato di Costantino Ciudino. Del girone G della Serie D nazionale ne abbiamo parlato a lungo e da qualche mese rimarcavo che questo girone poteva essere quello con maggiore equilibrio e il più combattuto. Alla fine i risultati ad una gara dall'esito definitivo parlano chiaro. Pur rispettando sostanzialmente i pronostici iniziali che vedevano Grosseto, Viterbese, Rieti, Torres e Olbia tra le favorite, i continui ribaltoni avvenuti nel corso del torneo lo hanno reso incerto e allo stesso tempo avvincente. Nello scontro sardo-laziale si ha un sostanziale pareggio, in quanto il Castiadas, perdente nello scontro salvezza con il Lanusei, e il Budoni seguono l'Astrea e il San Cesario, portando nel 2-2 le retrocessioni. Nella giornata di ieri ho seguito Budoni-Cinzia e ho avuto conferma delle impressioni ricavate in precedenza in merito alla squadra laziale
è che pur con un gran numero di giovani in campo, ieri 6 schierati fin dal primo minuto, diventati ben 9 nel corso della gara, ha evidenziato una grande concentrazione e alla fine il mister Santolamazza ha manifestato la soddisfazione pur sottolineando le grandi difficoltà nell'ambito societario. Il Buduni, complice le assenze importanti dovute a squalifica, non è stato capace di sfruttare il vantaggio del doppio risultato a disposizione e pur disputando un secondo tempo di continua pressione non ha avuto la forza per ribaltare la situazione. Onore comunque ad una società che ha saputo lottare fino alla fine con mezzi a disposizione di gran lunga inferiore alle altre compagini. Importante sottolineare che causa la retrocessione dovrà anche rinunciare al contributo da parte della Lega per l'utilizzo dei fuori quota. Nell'altra gara, Grosseto-Ulbia, gli isolani hanno confermato la solidità acquisita nella seconda parte del torneo, che con l'arrivo di Mignani ha concesso una sola sconfitta e tante vittorie importanti che la portano allo spareggio tutto sardo con la Torres, utile per stabilire la seconda posizione dietro alla strepitosa Viterbese. A parer mio, per i bianchi gallurisi questa situazione porterà alla promozione, in quanto a prescindere dal risultato della gara per la Torres è precluso il ripescaggio. E il fatto favorisce l'Ulbia, che si avvale anche del supporto del Cagliari e la presenza la settimana scorsa a Buduni di Giulini, il patron, e Berretta, responsabile del settore giovanile, nell'ultima giornata del campionato, rafforza tale ipotesi. Mi preme sottolineare infine la sportività del Grosseto, che pur perdente ha riconosciuto la grande prova degli avversari. Bene, torniamo dunque. No, non si sentiva. Giacinto, sì, però appena detto di Budoni con mezzi economici, diciamo, distanti dagli altri, cioè con mezzi, mi sembra che il Cinzia, insomma, battere il Cinzia da questo punto di vista non sia una cosa molto semplice, perché il Cinzia, da quel poco che io so, ha avuto il budget più sì, basso che più modesto dell'intera Serie D. Tu sai bene che io sono 2 anni che sto al Cinzia, ma io sono stato per 10 anni e oltre nella Diana Nemi. Se confrontiamo il budget della Diana Nemi, ma io non parlarne, no? Era superiore molto a quello del Cinzia, assolutamente, diciamo, a livello delle promozioni. E noi vogliamo mantenere, mantenere questo budget, e poi è chiaro, devi, ecco, cercare di salvarti. Insomma, speriamo che esca fuori qualche soluzione importante anche per Cinzia. Stai proponendo di andare a caccia? Ricominciamo con la stiamo dicendo prima, no? Adesso insomma è qualche anno che Cinzia ha quell'obiettivo, la salvezza. Speriamo che si possa anche pensare a qualcosa di più importante per quanto riguarda invece i play-out della Serie D. Andiamo a fare un piccolo riassunto. Allora, Giorgio, piccolo riassunto della Serie D per quanto riguarda il girone H, credo sia devi parlare tardo però, sia stato giocato l'unico play-out, scusami, che è stato San Severo Serpentara, giusto Giorgio? È terminato 2-2 dopo i tempi supplementari, risultato purtroppo che condanna il Serpentara alla retrocessione dopo solo un anno in Serie D. A mio avviso qui, Bruno, questo discorso lo faccio anche per il Castiadas, che è stato sconfitto alla Nusei sabato nel girone G. Queste due squadre, secondo me, hanno pagato molto all'inizio lo scotto della categoria, soprattutto nei primi 3 mesi. Io mi ricordo che ho avuto un dialogo sia con il Serpentara, una volta con Maurizio Proietti, e con ad Aprilia, nel mese di novembre, anche con il Castiadas, anche alla fine novembre, e soprattutto il Castiadas mi disse: qui mi sono reso conto che è un altro campionato, e secondo me queste matricole, adesso mi rivolgo qui a Nuova Monterosi, le nostre città di Ciampino, devono capire veramente che, avendo sempre la possibilità, perché comunque la Serie D è un campionato molto più costoso dell'eccellenza, sia per le trasferte ma anche per il livello tecnico, che qui si tratterebbe, secondo me, a mio avviso, per conquistare una salvezza tranquilla bisognerebbe fare quello che ha fatto l'Alba Longa quest'anno. Sicuramente l'Albalonga quest'anno ha fatto una rosa molto dignitosa,
una rosa totalmente nuova rispetto all'eccellenza. Bruno, se non mi sbaglio, quanto? Quanto? Lo sai quanto ha speso? Sì. Sì, però non scusate, cifre perché è sempre antipatico. No, vabbè, chiaro, però, insomma, niente, scusi, però dell'eccellenza sono rimasti solo le Acche, credo, e Monteforte, e tutti appunto, gli altri appunto ingaggiare gente del calibro Cruz, Corsetti, Monteforte, eccetera, insomma, credo che sia un budget sicuramente superiore. Intanto rammentiamo, ricordiamo, puntualizziamo che retrocesse del girone G sono state dunque Astrea, San Cesareo, Cascata e Budoni. Quindi retrocedono il girone H, invece sono state Gallipoli, Picerno, Aprilia e purtroppo Serpentara. Anche qui due laziali complessivamente, sono quattro le laziali, e chiaramente questo, diciamo, è di difficoltà per quanto riguarda i ripescaggi anche in eccellenza, perché adesso, insomma, bisognerà vedere cosa succede. Scusa Bruno, dignitosa comunque la stagione del Rieti, che pur essendo uscito dai playoff dopo l'1-1 con la Torre Rieti che comunque ha disputato una grandissima stagione. Ricordiamo che è partito a Ferragosto la squadra di Paris ed ha perso al 117, preso il gol del Pareggio, al 117esimo, mancano 39 secondi, auguri allo Sporting Genzano, in particolare ai tre shortini. Un saluto dal Borgo di Nettuno, un saluto da Senigallia a tutto lo Sporting Genzano, in particolare a Daniele. Senigallia is the way, praticamente non è Senigallia la città, ma è via Senigallia. D'accordo, linea alla regia, ci vediamo tra poco.